E salve a tutti ragazzi e bentornati a Let's Play di Medieval. Siamo qui e siamo nel mausoleo. Se non sbaglio qui c'erano dei mostriciattoli, ecco, che uscivano da queste catacombe nel tentativo di derubarci dei nostri averi. Era possibile che una bastonata distruggere buona parte di queste tombe, se non sbaglio. Comunque cerchiamo di eliminare questi esseri maledetti che rubavano tutto. Scusate se mi avete visto un po' fermo, ragazzi, ma mi chiamavano e ho avuto un piccolo problemino. Comunque, a parte questo, ricordiamo che era possibile. Oh, no, 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 non di nuovo voi. Non vi lascerò rubare nulla. Ce ne sono ancora. Accidenti. Ah. Perché ho un braccio? Ehi. Allora. Ok, vediamo di andare d'accordo. Qui non c'è niente. Niente nemmeno qui. Vabbè, procediamo allora. Qui nulla. Qui nulla. Ottimo. Procediamo rapidamente, il più spedito possibile. Oh, forse c'erano altre zone da esplorare, mi sa. Vabbè, procediamo. Piuttosto velocemente. Attento ai diavoletti dalla mano lesta. Questi furfantelli ti lasciano in mutande se le lasci fare. Eh beh, questo lo ricordavo abbastanza. Questi maledetti ladri di qualunque cosa. Ma non voglio leggere, voglio picchiare sti cosi! Forza! E purtroppo vi devo informare, ragazzi, nuovamente e con un po' di amarezza, che se i video dovessero durare più di 15 minuti, purtroppo sarò costretto a spezzettarli, perché altrimenti non sarei in grado di fare le cose come devo. Ouch! Ok, il bastone è quasi in frantumi. Ci provare. Via! Questa cosa me la ricordavo. Lasciamoli morire col pavimento che crolla. In regola dovrebbero morire. Morite. Dannazione! Dovevo ucciderli io per forza. Incidenti. Ho perso anime. Perfetto, colpiamoli al centro. Qui mi sa che ci vuole quella blu. Sì. E tra poco il bastone non lo avrò più. Sì, al 32%. Ho sbagliato, avrei dovuto prima usare il bastone e poi andarlo a ricaricare. Vediamo. Questa è la nostra ultima tappa. Devastiamo i colpi. Ouch. Dannazione. Ok, qui ricordo che c'erano un po' di rotture di scatole, perciò. Ah. Bastava stare qui se non erro. Ti. Ok, sto buttando coltelli come se non ci fosse un domani. Chiamalo.
picchio, 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 picchio. Comunque cosa? Dentro di no. Ok. Avanti un altro. Yeah. Cosa abbiamo qui? Il demone di vetro è il maestro del mausoleo. La sua anima nefasta è custodita in un gelido cuore di vetro. Nei sotterranei del mausoleo troverai circondata da un velo di oscurità questa gelida minaccia. Interessante. In pratica dobbiamo, mi ricordo, dobbiamo spostare il candelone. Arr! Ah, io non ti lascio passare, dicevo. Daniel sì, scemo no. Sai come si dice? No, non si dice così, però. Era divertente da dire. Ok, vediamo se riusciamo a trovare da questo lato qualcosa. Non c'è nulla, mi sa. Ok, qui avevamo... Oh, la runa della luna. Molto interessante. Sono riuscito ad aprire questa zona, quindi dovrei essere in grado di esplorare quella porzione che mi era rimasta ignota di questa parte superiore, quindi non devo scendere per dove c'è la luce. Infatti ricordavo che c'erano dei soldi qui. Altri oggetti interessanti? No, mi sembra di no, le altre le abbiamo esplorate, non c'è bisogno di scendere così a fondo. No, invece ce n'è bisogno, purtroppo. Qui, se non sbaglio, c'era uno spettro che aveva bisogno dello spartito per poter subire. Infatti, stavo buttando la salute. L'aspirante fantasma dell'opera desidera suonare la nuova melodia, ma sembra condannato a ripetere ancora ed ancora gli stessi accordi di disperazione. Povero ragazzo. E qui c'è un passaggio segreto. Si vede abbastanza chiaramente. Un bordello. Lei che è mercante. Mi dia i pugnali di cui ho bisogno e andiamo via. Vediamo più o meno circa quanti minuti siamo arrivati. Lo so, mi dispiace ragazzi mettervi questa pressione, ma mancano credo ancora circa un 5-6 minuti, quindi devo sbrigarmi a completare il livello. E soprattutto devo trovare il calice, perché altrimenti il lavoro sarà piuttosto vano. La runa rossa non ricordo dove andava, ma... Questa era una trappola. Posso prendere il calice? Sì, dov'è? Oh, l'ho spartito! Oh, cacchio! Oh, cacchio! Oh, cacchio! Oh, cacchio! No! 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 Corri! Ok. Salvo. Salva, 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 salva. Perfetto. Forse andando a parlare col fantasma riusciremo ad ottenere quello che ci serve. Devo essere molto veloce, molto molto veloce. Ok, forza. Eccoci un po'. Sono stato proprio uno shock a prendere quelle pozioni. Così. Amico mio. Ecco la tua canzone. Grazie mille. Il salone degli eroi ci attende. Quindi possiamo, credo, riscendere a questo punto. E grazie ai soldi che ci ha dato questo spettro e al calice, saremo in grado di acquistare quel che ci serve. Procediamo. Spero di non incappare. L'oscurità sta bene liberata. Credo manchi circa 5 minuti, quindi devo cercare di sbrigarmi a battere questo demone. Non ricordo il suo pattern, quindi non ricordo come... Ouch. Ecco, questo scudo mi è costato parecchio. Ecco, pugnali. Questo è un piccolo hint che il gioco ci dà su come battere il demone, insomma. Utilizziamo i coltelli, magari anche la balestra quando ne avremo bisogno. Allora, la fonte non l'abbiamo ancora esaurita. E ora godiamoci il combattimento con il demone.
cercando di vincere, si spera. Non sono più molto pratico di questo gioco. Davvero. Però lo adoro. L'infanzia passata per cercare di capire come si doveva battere il demone. Ci pensare proprio. Insomma, basta. Ora mi ricordavo perché mi stavo chiedendo di valido. Sai che ti dico? A questo giro ti picchio anche così, va? Li acquisto con piacere. Avanti, su. Dai, 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 dai. Ti sto aspettando. Oh. Credo che abbiamo ottenuto finalmente la chiave che ci serve per andare al cimitero. Se non erro. Non si può andare altrove. Ah, ok. Ce ne siamo andati automaticamente. Andiamo al salone degli eroi. Cercherò di finire al più presto, ragazzi, perché il tempo sta stringendo. Manca poco tempo. Devo chiudere il video, altrimenti non posso caricarlo su YouTube. Perché è troppo lungo. Bene, ci mancava solo questo. Ecco il salone degli eroi, grande magazzino. Se cerchi le occasioni, recati al piano terra. Se invece puoi spendere di più, vai al piano superiore. Lì ce n'è per tutti i gusti. Ah, ti ringrazio. Ok. Prendiamo il nostro spadino e andiamo presso un nuovo eroe. Vediamo chi concederci la sua forza a questo punto. Oh, eccolo, tu che sei illuminato di verde. Giusto? Un martello. Ah, Fortescue! Sembra che quel furfante di Zaro sia ancora vivo! Credevo che lo avessi fatto fuori!